In questo nuovo video oggi facciamo un video un po' informale, un po' così a caso. Scusate, forse sentite l'aereo, però l'aeroporto è molto vicino a casa mia, cioè molto vicino in linea d'aria, quindi sentiamo spesso gli aerei. Per fortuna comunque le finestre e tutto quanto sono iperisolate, quindi non sentiamo questo rumore così tanto se le finestre sono chiuse. Allora, io sto tornando da lavoro / palestra, mi vedete molto in forma, sì. E niente, oggi ho deciso di fare questo video dove vi spoilerò tipo tutto il matrimonio. Quindi, se questo video l'ho aperto a una persona che viene al matrimonio e che non vuole avere proprio tutti questi spoiler, chiudi il video. Quindi chiudi il video, insomma, non l'ho fatto per te, ecco. Allora, c'è da fare una premessa su questo video però. E la premessa è, io ho iniziato a fare l'organizzazione, cioè ho iniziato a programmare, a organizzare il matrimonio quando non ero ancora una zero waster. Quindi, se ci saranno delle cose poco zero waste che vedrete, è per questo. Giustamente mi sono pentita di alcune scelte che ho fatto, ma visto che ormai quelle cose le avevo già, non volevo insomma sprecarle ulteriormente, ovvero non usandole. E capirete un po' di quello che sto parlando quando vi farò vedere tutto. Io adesso sono quasi a casa, mi fa male la mano, però dettagli. Stai? Tutto bene, sì? Sì, ti sono mancata. Oh, non c'hai cibo, amore? Non c'hai cibo? Ti devo dare cibo, sì? E certo, guardala, guardala come vuole cibo, è certo. E certo, amore mio, che ti do il cibo. Stanza per stanza, vi farò vedere in qualsiasi stanza, perché in tutte le stanze abbiamo cose per il matrimonio. Io, che sono una fissata dell'ordine, schizzo un pochino male proprio per questa cosa, perché ci abbiamo scatoloni ovunque. Non lo sembra, però per quanto non lo sembri, io so che ci sono. Partiamo dalla cucina. Partiamo dalla cucina perché c'ho due bellissime cose da far vedere, ovvero il fatto che io e lui non avremo i bicchieri come tutti gli altri. I bicchieri da vino li abbiamo comprati e per i bicchieri d'acqua vi spiegherò dopo come funzionerà. Questo per esempio è il mio bicchiere con il simbolo di Arwen e qua c'è la scritta dell'anello e dietro c'è una frase. Questa frase viene completata dal secondo bicchiere, che è quello di lui, che ha la corona di Aragorn. Per chi non avesse capito, o chi non lo sappia, o chi è nuovo qua, così a caso, il nostro matrimonio sarà un matrimonio basato sul Signore degli Anelli. Se non avete mai visto il Signore degli Anelli, vi conviene guardarlo, perché altrimenti non ve parlo. Scherzo. Allora, quindi, siccome il Signore degli Anelli, per chi conosce il film, saprà i riferimenti che faccio vedere, altrimenti, allora, io questa stanza l'ho cambiata di nuovo. Questa stanza è stata cambiata tipo 70 volte, quindi vabbè. Allora, seconda cosa, ci sarà un cestino dove ci saranno gli anelli, ci sarà una persona che porterà questo bellissimo cestino, attaccherò qua un bellissimo girasole perché il mio bouquet sarà fatto di girasoli e anche il bouquet delle damigelle sarà fatto di girasoli. Solo un girasole in realtà, io avrò più girasoli e loro avranno solo uno con delle erbette. Bene, allora passiamo alla parte migliore di questo matrimonio, ovvero le fedi. Del Signore degli Anelli capirà tutte queste reference. Allora, queste sono le fedi, la mia e questa qua, perché il mio anello di fidanzamento è in oro bianco e a me non piace l'oro giallo, io provo ribrezzo verso l'oro giallo, invece diciamo che la fede originale sarebbe questa qua gialla, come lui l'ha scelta. Queste fedi sono state fatte, sono arrivate direttamente dalla New Zealand, quindi praticamente dalla patria del Signore degli Anelli, ed è questo artigiano che li fa e ha questa collezione proprio dedicata al Signore degli Anelli. Quindi queste sono le fedi, che sono state una delle prime cose che abbiamo comprato e del quale andiamo molto molto fieri e non vediamo l'ora di indossarle, cioè il mio dito è vuoto. Ma, patata, sto filmando?
scusate se adesso vedrete milioni di angolature, ma questo video sarà molto sciallo. So che sembro un po' drogata, non fateci caso. Questa è l'adrenalina della palestra, quindi va bene. Allora, la prossima cosa che farò vedere sono le borsette che ho preparato per le damigelle d'onore. Se tu sei una damigella, chiudi il video. Chiudi il video perché, nope, perché queste cose non le ho fatte vedere a nessuno, cioè, nel senso, c'è una persona che ha visto questa borsa, però, non faccio questo spoiler, ne parlerò più avanti di questa cosa, se va a buon fine, ecco. Quindi, allora, questa sarà, la borsetta delle damigelle, ho cercato di essere un po' zero waste in questo caso, ho fatto personalizzare delle borsettine, per usarle, boh, per fare la spesa, per portarle in giro, quel che volete, e c'è scritto bridesmaid e c'è il nome della damigella, quindi sono personalizzate e tutto bello, tutto molto bello. E cosa abbiamo dentro? Ricordatevi, mi raccomando, queste cose io le ho iniziate a fare prima di diventare zero waste, quindi ci saranno un pochino di cose un po' sprecone. Please, non condannatemi, però io quando inizio ad organizzare una cosa la organizzo tipo 70 anni prima, fate conto che io ho iniziato a organizzare il matrimonio 13 mesi prima. Ok? Va bene, perfetto. Allora, primissima cosa che abbiamo. Una cosa iper sprecona, ma dettagli, cioè vi dico, se avessi fatto queste borse dopo, quando sono diventata zero waste, le avrei fatte in un'altra maniera. Però sì, allora questo è una specie di champagne che in realtà dentro c'ho il bagnoschiuma, una specie per la vasca. In questo momento sto pensando che forse non tutte le persone hanno la vasca. Brava Doina, compliments. Bene, seconda cosa è una sheet mask. Io di queste cose ne ho già parlato, ovvero che sono la cosa più sprecona del mondo. Però come ho già detto, ripeto sempre e comunque, questa cosa l'ho iniziata molto prima. E questa è una sheet mask al miele, sono tutte uguali per tutte, mentre questa è un po' diversa, forse alcuni hanno un altro colore. La mia gatta sta facendo da guardia queste cose. La prossima cosa, che è una cosa zero waste che ho aggiunto dopo, è la cannuccia riutilizzabile. Scusate questo fiocchetto, ma questi fiocchetti li ho presi tipo in bulk, in bulk, come si dice? In grosse quantità, e le ho utilizzate per altre cose e me ne sono rimaste altre giusto per rendere questa cannuccia un po' meno triste. Ho messo un fiocchetto. E in questo momento la mia gatta sta impazzendo perché vede tutti questi fiocchettini muoversi, tipo, appunto, sta attaccando. Vabbè, ok. Emma, no patata. No patatona. Prossima cosa è un libro. Ogni damigella avrà un libro dove magari farò una dedica e ogni libro è scelto, diciamo, in base alla personalità della persona, se si può. Non vorrei ovviamente che la gente si offendesse, nel senso che se ho regalato un libro. Questo è un libro che parla di storie su gatti e sono sicura che a questa persona piacerà perché è impazzita per i gatti. Ha pure due gatti, quindi figurati, queste sono delle specie di favolette, una specie di raccolta di favolette che riguarda i gatti. Quindi sì, questo è un esempio. Poi qua c'è il bigliettino con scritto thank you e tutto quanto, dove ovviamente farò il bigliettino per tutte quante e dovrei sbrigarmi a farlo perché insomma non manca così poco tempo. Prossima cosa è questa borsettina con sempre su scritto bridesmaid e qua c'è la lettera, l'iniziale della persona e dentro ho messo tutte cose diverse, ovviamente, cioè le stesse cose ma diverse. Una candela e un lucidalabbra per tutte quante. No, scusate, non lucidalabbra, sì, no, un rossetto liquido, non lucidalabbra, sono due cose diverse. Quindi in questo caso, per esempio, questo è una candela al cedro, credo. Non chiedetemi cose. Dovete capire che io sono una ero, adesso ho smesso, una persona molto ossessionata con le candele. Ne avevo tante e ne compravo tante. Ok, con tante cose che ci servono per la decorazione dei tavoli, perché, come ho già detto, ogni tavolo, se mi seguite su Twitter più che altro, perché non l'ho detto su Instagram, ogni tavolo avrà un tema, ovvero avranno un posto della terra di mezzo e la razza, insomma. Quindi questo sarà il segno del tavolo, poi ci sarà il numero e tutto quanto, non vi farò vedere ovviamente ogni cosa. E poi ricordatevi questo perché vi farò vedere dopo una mappa importantissima. E poi qua ci sono
ci sono delle candele, ovviamente utilizzeremo candele a batteria perché non ci permettono di avere candele vere. E niente, queste fanno parte di tutta la decorazione dei centro tavola, che purtroppo non vi farò vedere proprio perché non ce li ho fisicamente. Non... No, ci sono troppe cose da mettere in mezzo. Una cosa waste che vi farò vedere sono proprio questi anelli che sono stati impacchettati uno per uno, purtroppo. Allora, questo sarebbe quello che vogliamo fare con le posate, ovvero ci sarà questo anello che appunto è una specie di replica dell'anello del Signore degli Anelli, e queste saranno le posate perché le nostre posate sono fatte in bambù. Mi pento un po' di questa scelta perché avrei preferito affittare i piatti e tutto quanto, però invece abbiamo, non so perché abbiamo deciso di fare questa cosa. Ovviamente ci sta bene con il tema, nel senso le cose in bambù ci stanno davvero tanto bene col tema, però mi pento perché comunque è un po' uno spreco, perché comunque per quanto sia bambù sia biodegradabile, tutto quanto, cioè riciclabile, è comunque uno spreco, comunque un usa e getta, però ormai abbiamo fatto il danno, non ci abbiamo pensato bene e basta. Quindi questo è un po' quello che vogliamo fare. I piatti, ci saranno due piatti, uno grande e uno piccino. Questo sarà in mezzo, quindi tutte queste cose dobbiamo farle. Infatti, come si chiamano? I fazzolettini, tovagli, no, non è una tovaglia. Il tovaglioli, sì, il tovaglioli, ognuno avrà un tovagliolo che giustamente cercheremo di non avremo tipo tovaglioli usa e getta, ecco, giusto perché la gente non so quanto riusciranno a pulirsi con questa seta, ma voglio dire, siete a un matrimonio, dovrete anche mangiare come persone normali. Sono tutte queste cose, ovvero noi avremo la cerimonia fuori dalla sala, quindi fuori abbiamo tipo un giardino bellissimo con come si chiama? Un altare che dovremo decorare, quindi qua ci sono tutte le decorazioni per l'altare, ma ci sono anche le decorazioni per le sedie. Queste saranno le sedie fuori perché c'è una cosa un po' più pezzente, queste saranno le sedie dentro. Allora dovete capire che lui ha scelto i colori, ovvero l'argento, il verde menta e sono stra difficili da trovare. Cioè, il verde menta è molto difficile da trovare, quindi questo non è manco un verde menta, è quasi un Tiffany, però non avevo scelta. E niente, questo è per fare il fiocchettino dietro le sedie, non so se avete presente, cioè volevo fare la fichetta, ma non so se verrà fuori uno schifo, se verrà fuori una cosa bella, ma insomma, se vedrà. Quindi questa è un'altra cosa. Questo macello, perché io ho coperto tutto, io non voglio vedere niente, voglio coprire tutto, non voglio vedere nulla, però qua abbiamo un botto di cose. Allora, questa è una scatola vuota che ci servirà perché sabato ci metteremo a fare le posate. Che bello! Qua abbiamo una, scusate se filmo con la camera frontale, ma la qualità della camera frontale è migliore di quella non frontale, sì. Allora, questa sarà una mega cosa con acqua che riempiremo con acqua e ci metteremo un po' di limone così la gente si rinfresca. Perché a settembre, anche se vivo in Canada, fa caldo. Se spera che non piova, vi prego, pregate per me perché schizzo male se piove. Poi, bomboniere. Allora, vi farò vedere la bomboniera. E ovviamente, qua ci sono mille scatole che sono piene con le bomboniere. E adesso vi spiegherò la bomboniera. Questa è una mason jar che noi abbiamo fatto incidere con scritto Louis e Doina 8 settembre 2019 in French. E questa mason jar la daremo come regalino agli invitati, ma la utilizzeranno anche come bicchiere per l'acqua durante la serata e poi se la possono tenere. E poi questa è una mini cosetta e dentro ci abbiamo messo il tè, abbiamo comprato del tè buonissimo e poi abbiamo una piccola bottiglietta di vetro con un messaggino di grazie dentro. Quindi queste saranno messe sul tavolo, quando faremo appunto il tavolo metteremo questo vicino al posto di ognuno così hanno già il regalo davanti. Cose le avete già viste, ma se non mi seguite, perché non lo fate? Quindi questo sarà il nostro guest book, ovvero dove la gente ci scriverà cose belle, disegnerà peni e cose simili. Mi piace da impazzire perché l'ho presa su Etsy. Tante di queste cose del Signore degli Anelli le ho fatte fare su Etsy perché è molto difficile trovare delle cose. Cioè, nella mia mente avevo delle idee che poi non trovavo da nessuna parte, quindi mi sono dovuta rivolgere a Etsy. Ovviamente il prezzo per le cose da comprare su Etsy sono più costose perché giustamente c'è il lavoro di una persona dietro e non di una persona sfruttata. No fast fashion. Allora, quindi questa cosa mi piace un casino perché è fatta in legno e poi c'è tutta questa cosa, guardate i dettagli, guardate quanto bello, lo adoro e poi io ci ho fatto il tocco di classe, ovvero su ogni paginetta ho messo
You Shall Pass, che praticamente è uno stampo che ho regalato a lui per far mettere quando i suoi studenti prendono un bellissimo voto. Mette un Gandalf che dice You Shall Pass. Sono la fidanzata perfetta. Prima della quale mi stavo dimenticato è questa gigantesca mappa di Tel, la Terra di Mezzo, e come vedete questo indica il posto geografico dei tavoli nel senso, visto che ogni tavolo ha una razza e ogni tavolo ha un posto, questo è il posto geografico. Per esempio qua c'è Gondor, per esempio qua c'è Mordor, qua c'è la Fangorn Forest, insomma tutte queste cose sono messe sulla mappa e questa la metteremo, proprio metteremo dove metteremo il tavolo per far lasciare i regali, per far scrivere le dediche, e per mettere tipo tutti i posti del tavolo, farò una lista dove metterò tutti i nomi della gente dove è seduta, ecco. No, queste saranno le mie scarpe da matrimonio, sono bellissime, guardate come luccicano, guardate come luccicano. Non sono neanche così tanto alte, vabbè che io vi parlo da persona che comunque sono molto abituata a camminare con i tacchi alti, cioè non che io li metta tutti i giorni, però mi piacciono i tacchi alti e questi non sono così alti, ne ho messi di peggio. E niente, sono bellissime, io sono innamorata persa proprio, però dovrei forse metterle, ah sì, c'è anche il tacco che brilla, non so se si vedrà, però anche il tacco brilla. E niente, io non vedo l'ora di mettere, però forse le dovrò mettere qualche giorno, magari prima del matrimonio. Allora, non vi ho fatto vedere un'altra cosa importantissima, ovvero il completo di lui. Dovete capire che le mie damigelle avranno un vestito verde menta, di shade molto diverse perché comunque sono quattro persone diverse che abitano in quattro posti diversi, quindi non sono potuta andare con loro stile film americano, tipo oh mio Dio, andiamo a comprare! Niente, quindi, però invece lui, avendo tutti i suoi best man qua in Canada, no, ne ha tre, ma l'altro, vabbè, alla fine i completi per uomini, raga, cioè è molto facile, poi oltretutto erano completi grigi. Quindi i suoi best man avranno i completi grigi un po' più scuretti e lui invece avrà il completo grigio chiaro. È bellissimo, ma non ve lo faccio vedere, giusto per tenere un po' la suspense, visto che non faccio vedere il mio vestito, non faccio vedere anche il suo completo. Questo è invece il suo papillon, che ovviamente che riprende le scritte del Signore degli Anelli, se non si fosse capito, e mentre i suoi best man avranno il papillon verde e i nostri due padri avranno un papillon uguale. E niente. Non vi siete annoiate, non vi sia venuto mal di testa perché vi ho portati ovunque. Ecco, tutti gli scatoloni mi viene male, non vedo l'ora che finisca questo matrimonio. E sì, un'altra cosa importantissima che farò è il fatto che abbiamo preso delle mason jar. Io sono ossessionata con le mason jar, ma giustamente zero waste. Per il bar ci sarà una regola, ovvero ogni persona avrà una mason jar che dovrà utilizzare tutta la sera, tranne la birra che magari sarà in lattine, o il vino che sarà versato direttamente nel loro bicchiere da vino. Per i drink ogni persona avrà una mason jar che dovrà tenere tutta la serata, quindi se avranno bisogno di un altro drink andranno a risciacquare, il bartender risciacquerà le cose. E questo è perché non volevamo sprecare bicchieri di plastica. La cosa però un po' ironica è che lui mi ha detto che dovremmo fare gli shots. E per questo più di shots purtroppo dobbiamo prendere dei cosi di plastica. Questa cosa mi urta tantissimo. Però vabbè, vabbè, vabbè. Niente, io fermo veramente questo video qua perché ho fame. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!